Allora, innanzitutto doverosi complimenti a Cantù che ha dimostrato contro una squadra che li ha tenuti, diciamo, in pressione fino all'ultimo secondo una grande consistenza. Venivano da una partita giocata mercoledì, d'altra parte è una squadra costruita per vincere con un allenatore straordinario che gode di tutta la mia stima. E quindi a loro vanno soltanto i complimenti, perché credetemi, per Cantù non era facile vincere questa partita. Noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, o meglio dire il 99,9% di quello che dovevamo, cioè arginare i due momenti in cui Cantù, giustamente come tutte le grandi squadre, doveva, era previsto che prendesse immediatamente un vantaggio per poi amministrarlo, come è successo tre giorni fa qui contro, se non sbaglio, Brindisi. Quindi siamo stati bravi ad addirittura aggredire la loro aggressione e ad andare noi in vantaggio, e siamo stati ancora più bravi nell'intervallo. Vi ho detto, guardate che adesso loro provano adesso a prendere in mano la partita, cioè all'inizio del secondo quarto. L'hanno fatto, ma noi siamo stati bravi a tenere e a rientrare. Poi alla fine, come sempre succede, tu fra virgolette prepari le partite e vieni qui a giocare a viso aperto, non abbiamo fatto zonazze, non abbiamo fatto niente. E per cosa perdi? Per un rimbalzo d'attacco. Su un tiro contestato, non il miglior Ife Ajayi della stagione, si fa prendere un tapin sulla schiena da qualcuno dei suoi che segna un canestro importante, e poi quello che è stato il nostro miglior giocatore, Kevin Taylor, che credo sia stata una buona presa, come ho detto a lui nello spogliatoio, ha la buona idea su una rimessa da fondo con l'area vuota di spingere il miglior attaccante del campionato, cioè McGee, mettere il suo corpo tra McGee e il canestro loro invece che tra McGee e il canestro nostro. Quindi cosa vuol dire questo? Che questo, quando si arriva ad alti livelli, e questo è alto livello, qualcuno ha detto qualche tempo fa che questa è la seconda lega più forte d'Europa, io sono assolutamente d'accordo, frequentando un po', vedendo le leghe europee, le seconde leghe europee, non c'è ombra di dubbio che per investimenti, qualità di allenatori, ambizione e importanza delle società, Cantù, Torino, Pesaro, Udine, questa è senza ombra di dubbio la seconda lega più forte d'Europa. Ed è chiaro che cosa? È chiaro che quando arrivi ad altissimo livello, più il livello si alza, più paghi gli errori. Perché come mi insegnò tanti anni fa il professor Nikolic, questo è un gioco dove vince chi sbaglia meno, non è un gioco dove vince chi fa meglio le cose. Noi abbiamo fatto due sbagli evitabili, perché non abbiamo subito un canestro di McGee in allontanamento a 9,5 metri. Quello era parte del contratto che lui ha con Cantù. Abbiamo perso per un rimbalzo d'attacco e per una scelta difensiva completamente sbagliata di Kevin Taylor. Però, tanti anni fa, in un derby bolognese, vincemmo noi della Fortitudo, e Ettore Messina, che io seguo sempre da anni come uno dei grandissimi maestri del basket europeo, sia dal punto di vista cestistico che dal punto di vista della comunicazione, andò in conferenza stampa e disse una cosa che non mi dimenticherò mai. Disse: noi abbiamo pareggiato. E vi dico quello che ho detto ai giocatori. La partita, i due punti vanno a Cantù. Nella mia mente e nella mia sensazione, tenendo conto che questa è la quarta partita di un campionato di 38, quindi dobbiamo giocare altre 34, e abbiamo investito sulla crescita di una squadra che ha tanti esordienti, Schina come playmaker titolare, e potrei fare un lungo elenco. Avevamo la Durner che non si è allenata tutta la settimana per influenza, è venuto qua oggi per darci una mano e si è visto purtroppo. Nella mia mente andiamo via con un pareggio, nel senso che io ci tenevo a una cosa: dopo la sberla presa contro Udine, la reazione era importante, voglio dire come ci comportavamo sul campo di quella che secondo me è la squadra più forte del campionato, toccatevi tutti, ma strutturalmente parlando, per i miei gusti cestistici, questa è la squadra più forte del campionato, Cantù è la squadra più forte del campionato, perché sono grandi, grossi, hanno giocatori esperti nei ruoli chiave. E noi in questo campionato abbiamo giocato male 11 minuti fino a questo momento, dei 4x6 fa 24. Abbiamo giocato male l'ultimo minuto con Verona, nel quale siamo entrati sul più 3 sbagliando un tiro aperto con Severini per andare a più 6 e abbiamo preso un parziale assurdo. E abbiamo giocato male i 10 minuti dell'ultimo quarto contro Cantù. Quindi per una squadra che 60 giorni fa si è vista per la prima volta, secondo me siamo a un buon pezzo del percorso. È chiaro che per quello che ci riguarda
la prima valutazione, cioè la prima riga che tireremo assieme alla società, sarà dopo il secondo ciclo di tre partite una settimana, quindi la partita in casa con Brindisi e la partita in trasferta contro Cento. Lì una l'abbiamo già vinta a Livorno di 22, abbiamo perso di niente contro Cantù, abbiamo perso di niente contro Verona. Arriva un'altra grande squadra di questo campionato che naturalmente prima di noi ritrova tutti i suoi effettivi. Dopo 100 tireremo una riga e vedremo su 6 quante ne abbiamo vinte. È chiaro che io spero di vincerne 3 su 6, finire questa fase a 3 su 6 sarebbe straordinario, tenendo conto che nelle prime 5 giornate abbiamo giocato contro 4 corazzate, Verona, Udine, Cantù e andiamo a giocare contro Brindisi. Quindi, però sono contento, sono soddisfatto, la squadra ha giocato e credo che abbiamo offerto anche tutte e due le squadre dal punto di vista per gli appassionati di basket un grandissimo spettacolo che va, secondo me, se mi permettete, non voglio essere polemico perché anche quest'anno la 1 è di alto livello, ma non è proprio uno spettacolo di A2 per come la conosciamo. Quindi complimenti a tutti i protagonisti, complimenti al mio collega Nicola che sta facendo un lavoro della Madonna e se ci sono domande io sono qua. Bene, vi ringrazio.